Sabato 8 e domenica 9 giugno ritorneremo alle urne per l'elezione dei nostri rappresentanti a Bruxelles con una soglia di sbarramento al 4%, e c'è una norma del Parlamento europeo che impone che negli Stati la soglia di sbarramento non possa essere superiore al 5%. Noi che abbiamo sfiorato il 9 rimaniamo fuori dall'Assemblea regionale sarda. È uno scandalo. Parole e musica del leader di Progetto Sardegna Renato Soru, che annuncia l'intenzione di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea. Confermata la presenza del suo partito per le prossime comunali di Cagliari, Sassari e Alghero, ma non solo, ma anche la possibilità di correre con la coalizione larga di sinistra. Nel frattempo la neogovernatrice è già al lavoro nel suo ufficio nel palazzone di Viale Trento per scegliere entro il 9 aprile, probabile data della prima seduta del Consiglio regionale, quando scadranno i termini del tempo tecnico di legge, la squadra di governo. La scelta di non utilizzare la lussuosa dimora di Villa Devoto ha provocato la reazione di un ex presidente che quella prestigiosa sede istituzionale aveva voluto ristrutturare nel 2009, al momento dell'insediamento. Ugo Capellacci ha parlato di scelta demagogica in linea con la mentalità e le tradizioni pentastellate, ma ci sono anche molti che hanno apprezzato la decisione della prima donna alla guida del Palazzo del Potere politico regionale. I vertici del Partito Democratico sono in attesa del confronto decisivo con Alessandra Todde. Hanno rinunciato ad un assessorato, ma non vogliono imposizioni sulla delega che fa riferimento alla sanità. La parola d'ordine è arrivare ad una serena condivisione della scelta.